Nel momento in cui lo spazio è diventato uno soltanto, tutti quanti siamo caduti nella gestione del tempo, nell'errore, no, della gestione del tempo. E ci siamo caduti anche per un meccanismo psicologico, secondo me. Cioè, lo smart working è vissuto dalle aziende come un dono al lavoratore, il lavoratore ne è grato, e in cambio di questo dono pensa di dover dare l'anima, un po' vendere l'anima. Non è soltanto il capo che chiede connessione perenne al collaboratore, ma anche il collaboratore che pretende che il capo sia lì, pronto a rispondere al telefono a qualunque ora del giorno e della notte. Quindi la cosa importante che ha messo in evidenza, insomma, questa situazione è che ci dobbiamo dare regole nuove, cioè non esiste un mondo nuovo del lavoro senza regole nuove. E ti dico, noi siamo rimasti 2 mesi senza regole nuove, dopodiché ho capito che dovevamo riscriverle, ma dovevamo riscriverle assieme.